che sensazioni al termine di questo voto, che cosa si aspettava? Pensavamo di fare molto meglio, perché dalla sensazione che avevamo col contatto con la gente, diciamo il vociferare che c'era un paese, era molto favorevole a noi. Però i cittadini hanno scelto loro e vedremo in futuro cosa sapranno fare per Zoagli. Che tipo di opposizione farà De Ponti? Ma adesso si tratta sì di una svolta, a parte Maciò che sarà 15 anni che diciamo è in comune con a vari titoli, il cambiamento c'è, vedremo cosa sapranno fare, specialmente all'inizio che c'è molto da sistemare sotto l'aspetto anche dell'organico del comune. Noi l'opposizione, io quando l'ho già fatta in passato l'ho sempre fatta costruttiva, nel senso che magari potrò dire quella cosa è meno urgente, proporne di quelle più urgenti. Io ho sempre fatto opposizione costruttiva. Lei su che cosa vigilerà o metterà l'attenzione? I punti più critici, a mio avviso, sono nella riorganizzazione dell'organico del comune. Una volta sistemato quello, e io avevo anticipato i tempi, mi ero già mosso per trovare delle persone all'altezza. Una volta sistemato quello, penso che mancherà per il primo anno un po' di soldi per via del debito pregresso, poi tanti problemi non ce ne dovrebbero essere. Qual è la pratica che le sta più a cuore e che vorrebbe finalmente che venisse realizzata? È la strada tra San Pietro e Parazzuolo, che quella sarebbe un buon viatico, perché praticamente avremo i pullman da Chiavari che arrivano al centro di Zoagli, come ci sono già quelli dal centro di Zoagli a Rappallo. Praticamente Zoagli sarebbe collegata interamente alle città limitrofe.